adesso facciamo gli arancini siciliani. Viene abbastanza semplice in questo sistema. Sto utilizzando uno stampo che permette facilmente di utilizzare, cioè di riempire gli arancini. Il procedimento è questo. Prendiamo il riso già precedentemente cucinato, pronto. Si inserisce dentro lo stampo un po' di riso, si chiude, primo elemento. Secondo elemento, si pratica un foro all'interno. Ecco, semplice. Praticato il foro, mettiamo il ripieno. Ripieno in questo caso è il classico ragù. Mettiamo un po' di formaggio. Andiamo ad otturare con un po' di riso. Si prende per bene, così. E l'arancino è pronto. Questo è l'arancino, la forma tipica appunto, ripieno di questo elemento qua. Possiamo fare l'arancino un altro ripieno, quindi noi prendiamo di nuovo, riempiamo lo stampo, si riempie parzialmente, non troppo, si mette il secondo elemento, facciamo il buco per il riempimento. Stavolta facciamo con il prosciutto, inseriamo il prosciutto, mettiamo un po' di formaggio, così, possiamo mettere un altro po' di prosciutto, rigolosoni, sempre, ecco fatto, mettiamo un altro po' di formaggio, sempre per i rigolosoni, e andiamo ad otturare con un po' di riso. Eccolo. Fatto. Ora cosa succede? Chiaramente tutti gli arancini non possono essere a punta, perché dobbiamo stabilire qual è con il ragù oppure con... Allora, per individuare qual è con il ragù e qual è con il prosciutto, faccio altro che togliere la punta, così togliamo la punta, così, e poi con un preparato di pastella andiamo ad amalgamare per bene, si mette pane grattato, così, eccolo, pane grattato io l'ho ricavato da pane raffermo abbrustolito in forno e successivamente macinato, perché in ogni caso il pane rimane sempre. Allora, lo facciamo indurire, si mette in il forno per abbrustolire e poi si grattugia. E questo è l'arancino con il prosciutto. Adesso amalgamiamo con il preparato di pastella il secondo arancino con base di ragù. Chiaramente l'arancino si può riempire con qualsiasi condimento che uno vuole. C'è chi usa l'anduja, ecco, prepariamo un altro arancino sempre con la classica forma, come vedete è abbastanza semplice. Non dobbiamo combattere e litigare con il ripieno, perché quando si fanno a mano, purtroppo, se non si ha la manualità,
il ripieno scappa da tutte le parti e non si riesce a chiudere bene. Ecco, mettiamo un po' di formaggio e andiamo a chiudere con un altro po' di arancino. Ecco, pigiamo leggermente così. Il secondo arancino è pronto. La pastella è stata fatta con delle uova, due uova, e aggiunta un po' d'acqua per renderla più liquida, e in più della farina, e si è ricavata la pastella per poter fare attaccare bene il pane grattato.